Benvenuti a tutti, siamo collegati per un evento che sicuramente è atteso da tutta la settimana, un evento che parla di ricerca scientifica, a che punto siamo, quali risposte per le persone con sclerosi multipla, un evento che si colloca nella Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla. In Italia, abbiamo scelto di avere la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla collegata alla Giornata Mondiale. Giornata Mondiale che si celebra tutti gli anni il 30, di maggio, era domenica, e noi abbiamo avuto una serie di eventi che hanno caratterizzato, questa settimana, dagli eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi, agli eventi di confronto, confronto con le istituzioni che abbiamo avuto il giorno 31 con i ministri, lunedì scorso, il confronto con parlamentari e altri attori coinvolti nel percorso della sclerosi multipla per la salute, per il lavoro e inclusione, martedì, giovedì e ieri l'incontro con i rappresentanti del mondo della ricerca scientifica e le istituzioni ancora una volta. Un confronto importante perché stiamo concludendo il percorso che ci ha visto confrontarci non solo con le istituzioni, ma con tutti coloro che sono coinvolti nel mondo della sclerosi multipla per cambiare la realtà di questa malattia. In questa settimana avete ascoltato molte volte il presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Francesco Vacca, a lui do la parola per un saluto introduttivo. Grazie Mario. Buongiorno a tutti anche da parte mia, ovviamente. Un grazie a tutti i ricercatori che oggi sono con noi, una parte dei ricercatori che sono al nostro fianco ogni giorno, ogni anno e che oggi sono qui con noi. Nel 2014 noi persone con sclerosi multipla abbiamo avuto la visione di scrivere la Carta dei diritti. Diritti non solo per chi ha la patologia, ma diritti per tutte le persone fragili, che va riproposta nella sua concreta declinazione, quindi diritto alla salute, diritto all'autodeterminazione, diritto all'inclusione, diritto al lavoro, diritto all'informazione, diritto alla partecipazione attiva, ma soprattutto il diritto alla ricerca, dove il diritto alla ricerca è guardare il futuro, dove il diritto alla ricerca deve essere garanzia e certezza degli impegni e delle soluzioni. Ricerca come la soluzione tangibile e concreta che incide sulla vita di tutti noi. Oggi è il momento in cui dobbiamo prendere quella stessa carta e calarla in un mondo che chiede prima di tutto una visione, una direzione e fare in modo che i diritti non ci ispirino soltanto, ma ci diano la giusta traiettoria da seguire. La Carta dei diritti è il punto di partenza dell'avvio del percorso partecipato di costruzione dell'agenda della SM 2025. Ma io tengo sempre a sottolineare che non è solo l'agenda delle persone con sclerosi multipla, ma è l'agenda di tutto il paese, di tutte le persone che ruotano intorno alla SM. La pandemia Covid ci ha insegnato ancora di più che la ricerca di oggi è la cura di domani e la garanzia di una migliore qualità di vita delle persone con sclerosi multipla. E per questo, come dico sempre, che la ricerca è il diritto dei diritti. I ricercatori e le persone con SM devono lavorare insieme partendo dall'esperienza di malattia di noi persone con SM e facendo in modo che la ricerca abbia un impatto su quello che più conta per loro. Oggi e durante la settimana nazionale abbiamo avuto tantissimi spunti nei webinar che prima citava il professor Battaglia. Oggi vediamo dove la ricerca scientifica sta andando, cosa abbiamo come risultati e quindi sicuramente un convegno importantissimo che chiude questa nostra settimana nazionale ricca, veramente ricca di impegni. Io voglio ancora ringraziare i ricercatori che sono qui con noi oggi e anche quelli che non sono qui oggi, ma che comunque, come ho detto all'inizio, sono sempre a fianco delle persone con sclerosi multipla. Molti anni fa ho chiuso un convegno della FISM insieme al professor Battaglia, dove appunto auspicavo
che le persone con sclerosi multipla sedessero al tavolo della ricerca. E questo è successo, avviene. Quindi tutti insieme per raggiungere quello che noi ci auspichiamo tantissimo, un mondo libero dalla sclerosi multipla. Grazie.